Ciao, sono Giulio. Oggi, mio malgrado, faccio un video sulla riparazione della mia lavastoviglie. Purtroppo qualche giorno fa si è allagata la cucina perché si è rotto praticamente un tubo. Questo è il pezzo che si è rotto della lavastoviglie. È un raccordo che si trova proprio sotto e poi, come potete vedere, è proprio aperto. Ho letto su qualche forum che non è la prima volta che si rompe questo tubo, proprio si scalda e si rompe, però vabbè, diciamo, sarebbe meglio non si rompesse. Ecco qua, ho trovato il ricambio. Il vero è che quando si è rotto, uscito dal lavoro, sono andato a vedere se era aperto il negozio, ma giustamente eravamo in zona rossa e il negozio era chiuso. E quindi oggi ho provato, oggi era aperto, mi è costato solo 12 euro. Avevo provato a vedere online, ma purtroppo online, soprattutto questi ricambi, mi è già capitato col frigorifero, non ci mettono un giorno ad arrivare, probabilmente 1 o 2 settimane, dipende dai ricambi, e poi spesso ti costa di più rispetto a tante altre cose che convengono in internet. Comunque, non ho fatto il video di quando ho provato a sistemarla perché praticamente mi sono alzato alle 4 e mezza di mattina prima di andare al lavoro per cercare di trovare il problema. Quindi non ho avuto proprio la voglia di accendere la telecamera, mettere, anche perché non sapevo che problema era. E per fortuna non l'ho fatto perché comunque mi si è riallagata mezza cucina, sempre lì col mocio per asciugare, quindi non conveniva. Però vi faccio vedere come rimetto questo raccordo. Ho dovuto togliere questo cassetto perché ho ricollegato il tubo di mandata dell'acqua della lavastoviglie perché non ho messo un rubinetto direttamente all'inizio del tubo e quindi non potevo più aprire l'acqua fredda se non lo ricollegavo. Purtroppo, ovviamente chiudo prima l'acqua, se no è un casino. Ecco il sotto della lavastoviglie e lì al centro dove devo andare a sistemare il raccordo, qui a questo punto. La cosa più complicata ovviamente non è inserire il nuovo raccordo, ma mettere bene le fascette. Questo è il vecchio. E questo è il nuovo. Non mi ricordo come andava, perché è leggermente più lungo, però non è un problema, vediamo subito. Sì, era così. Perché il buco era qua, eccolo qui. Ottimo. Posiziono prima la fascetta. Sto riutilizzando le fascette originali perché comunque non si sono rotte, però bisogna stare molto attenti. Non sono fascette a vite, poi bisogna chiuderle bene. Vedete, si applicano qua, si blocca in questa maniera, si chiude bene questo fermo e poi si stringe. È meglio avere delle pinze fatte apposta questa maniera, altrimenti delle tenaglie, però le tenaglie spesso sono troppo grosse e quindi rischiate di non fare niente. Adesso vediamo se entra.
con la fascetta posizionata. No, forse è meglio provare a stringerla dopo. Come ho detto, il problema non è inserire il tubo, ma stringere la fascetta, perché lo spazio è quello che è. Se la fascetta è stata sistemata bene e ripristinata nel modo corretto, riusciremo a risistemarla correttamente. Vedete, adesso il fermo ha agganciato. Devo solamente inserirlo bene, poi il gancetto lo spingo sotto, lo piego in modo tale che questo sarà aderente, e dopodiché questo lo devo stringere con la pinza in modo da tirare bene la fascetta. La stessa cosa dovrò fare qui, solo che qui è più semplice perché posso lavorare qua fuori, qui è più complicato. Ora che l'ho posizionato, vedete, ho messo la linguetta verso giù, ho utilizzato una pinza per poter abbassare la linguetta. Adesso con questa pinza, che è fatta apposta per le fascette, vado a stringere qui leggermente, non voglio esagerare, altrimenti non si sa mai, rischio di rompere qualcosa. La cosa buona di questo tipo di pinza, che è fatta apposta, è che queste si possono girare, quindi a seconda della posizione mi posso sistemare come voglio. Invece con una pinza normale è difficile, anche se avete quella a becco, riuscire a prendere proprio i lati non è tanto facile, mentre questa è fatta apposta, è molto fine qua su questi punti, e in più li posso spostare a seconda dell'angolazione, quindi la metto in questa maniera e vado. Perfetto, ok, ora passo alla fascetta qui, che sarà più semplice sistemarla proprio perché ce l'abbiamo di fronte. Prima bisogna regolarla come ho fatto su quell'altra. Anche qua vado a stringere con la pinza, mi raccomando, controllate che sia inserita correttamente tutta la gomma.
Stringete, ma mi raccomando, lentamente. Perfetto. Ok, il raccordo l'ho messo, mi sembra che non ci siano altri problemi. Ora devo solo rinserire tutto, rialzarla, rimettere il tubo di mandata, tubo di scarico. Devo regolare di nuovo tutta l'altezza della lavastoviglie per rincassarla dentro. Però penso che dovrebbe funzionare tutto. E il più ormai è fatto. Visto che ci sono, direi di mettere anche delle fascette, visto che non c'erano. Guardate i fili come sono messi. Mamma mia. C'era solo questo. Tenete conto che questa non è mai stata aperta, questa lavastoviglie. Volevo giusto mettere un paio di fascette. Ci hanno messo il nastro isolante. Vabbè, a parte questo, mi sembra sia tutto ok. Un'ultima informazione che vi do sulle lavastoviglie, ma comunque su qualsiasi cosa incasso, almeno in questo caso, dovete regolare l'altezza dei piedini per poterla inserire bene in tutto l'incasso della cucina. Quindi davanti i piedini si possono girare a mano, ovviamente alzando leggermente, oppure ovviamente quando sta sotto dovete usare una chiave inglese o un pappagallo in modo da svitare e avvitare, mentre dietro c'è questa prolunga qui davanti con una chiave esagonale, si gira e andando in senso antiorario ovviamente si alzerà, in senso orario si abbassa ovviamente. Pensate che io all'inizio, tanti anni fa, non lo conoscevo questo sistema. Infatti mi chiedevo, ma come cavolo faccio ad alzarla dietro? Poi alla fine ho scoperto che stava qui di fronte. Ma è proprio una cosa semplicissima. Perfetto, anche per oggi è tutto. Io spero come al solito che il video vi possa essere tornato utile, anche perché se lo state guardando o è per curiosità o perché effettivamente vi è capitato qualcosa alla vostra lavastoviglie. Quindi magari ricordatevi di iscrivervi se ancora non lo siete, mettete un like se questo piccolo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.